Charlie, Charlie, sei qui? Charlie, Charlie, sei qui? Charlie, Charlie, possiamo giocare con te? Se possiamo giocare con te, puoi muovere queste penne. Chi c'è qua? Cos'hai detto? Ci puoi accendere lo strumento? Ti puoi far sentire? C'è qualcuno qui con noi? Parla. Ma parla chi? Chi c'è qua con noi? Charlie, Charlie, sei qui? Charlie, Charlie, possiamo giocare con te? Ci fai sapere qualcosa? Chi è Charlie, Charlie? C'è un'entità qua? Hai aperto tu le ante della vetrinetta? Alle nostre spalle. Fai muovere la penna. Ti fai sentire? Io non vorrei dirlo, ma a me sembra che un po' abbia tipo vibrato. Cioè, ha fatto un leggero movimento, ma non so se è a forza di stare qua a guardarla. Può Su. darsi. Ma poco me l'ha fatto. Anch'io l'ho visto. Io non, cioè, non sento correnti d'aria però, Tu lo senti? Secondo me si muove. Anche perché era giusto sulla riga, io la riga qua non la vedevo e adesso la vedo e si è sposata con essi. Gli ho chiesto se aveva sposato, ha aperto lui l'ante della vetrinetta. E sta andando verso il sì. Ma ti puoi far sentire anche con noi? O puoi dirci chi sei? Mettiamoli un attimo la cassa. Perché a me sembra di sentire qualcosa sotto, ma. Non riesco a capire. Va bene. Chi è che ha aperto le ante della vetrinetta? Fate sapere. Ah, c'è qualcuno qui con noi? Potete rispondere attraverso il ghost box? Muovere la penna? Ho detto muovere la penna. C'è qualcuno qui con noi? Sì. Sei un uomo? Sì. Sì. Allora, questa è la verità. Metti la dritta. Sei tu che hai fatto spaventare le due ragazze qua? Sei stato tu a farle spaventare? No, sento un rumore. Madonna, cos'è una voce? Cosa ha detto? Sta parlando, sta dicendo qualcosa. No. C'è l'ansia di sapere. Che si muova. Sta parlando, Sta parlando. Vuoi parlare con noi? Ti Sta dici il tuo nome? dicendo qualcosa. Chi è? Però ha detto no, chi è? Io non capisco se sono Ma correnti chi d'aria, sei? ma io non sento correnti d'aria, Ma chi ne parla? Chi è? E cos'è stato? Cos'è stato? Come Dio? Non mi... Non mi Che cazzo? no, no, no.
È stato? Ti sono caduti due libri, Cristian. Bri. Ma, no, aspetta un secondo. Accendi la luce. Accendi la luce. Perché non è un libro sacro? Il rito. Sono caduti. Non lo so, penso da lì. Io sento un rumore per venire di qua. Sì, ma guarda che libri. La Bibbia non è un libro sacro. No, non lo so. Il rito. No, ma perché poi tra l'altro guarda che libri che ci sono qua. Cioè tutti i libri normali, libri di lettura per ragazzi. Scusa, cosa c'entra il libro? La Bibbia non è un libro sacro? Il rito, storia vera di un esorcista di oggi. No, ma io... No, aspetta, perché... No, non potete capire. Vabbè, adesso abbiamo acceso la luce, però è successa una cosa veramente... È la prima volta che mi capita una cosa nitida così. Io non lo so se erano posizionati male o che cosa, ma io ho sentito, e la telecamera lo può testimoniare, due colpi forti. Sì, no, ma poi, boh, io non so, penso che i libri fossero o qui o lì, cioè alla fine sono caduti qua. Ma dove erano? Sei tu che li hai presi? Qua. Tipo, non so, erano messi così, non lo so, erano qua per terra. Uno un po' più qua, non lo so, erano messi così. No, ma io non riesco a spiegarmi questa cosa. Sì, ma poi... Uno dice, ok, ci sono i libri qua, ma perché non... Boh, questo! Non so. Poteva far cadere qualsiasi cosa, e invece il rito... Di cosa parla questo? Gli esorcisti? Gli esorcisti hanno sale d'attesa e ricevono il suo appuntamento. Ma cosa c'entra? Non so, non è che mi piace molto. Che ansia. Ma è un libro sugli esorcismi questo. Non so, tieni, io riposali lì. È vero. Non so, rimettili lì. Mettili a caso e proviamo a richiedere di farlo. Ciao ragazzi. Buongiorno. Vi chiederete. Che cosa stanno facendo questi due col cellulare? Si stanno riprendendo? Qual è il motivo di questa cosa? Adesso ve la spieghiamo. Perché in realtà questa era una giornata normalissima. Sì. Nel senso, stiamo facendo una passeggiata. E abbiamo deciso di documentare una cosa. Adesso ve lo spieghiamo brevemente. Sì. Giorni fa ci è arrivato un messaggio di una ragazza. In direct su Instagram del gruppo, quindi Ego Official Channel. Sì, in cui appunto ci spiega un po' che cosa le è successo. Poi questa ragazza noi l'abbiamo sentita ed essendo che abbiamo deciso appunto di fare un'indagine su questa sua esperienza, abbiamo deciso di farvi leggere sì. Il messaggio. Permettiamo, facciamo una premessa, nel senso questa è di nuovo una indagine in una casa privata con un, come dire, una reale situazione vissuta in prima persona da questa ragazza. La cosa un po' diversa è che questa ragazza appunto ci ha chiesto, lei non dice, ci ha scritto giusto. Dicendo che lei non voleva pubblicità, non stava cercando né pubblicità né voleva apparire in video. Questa indagine verrà svolta diciamo solo da noi. Sì, però siamo riusciti a strappare una cosa che poi ci siamo sentiti telefonicamente perché non voleva neanche rilasciarci un'intervista. Ma insomma gli abbiamo chiesto... Ma la facciamo, ti modifichiamo la voce, ti censuriamo in qualche modo, per favore rilasciala tu perché sia per noi ma soprattutto per voi che ci seguite è anche giusto che insomma, sì, ci sia una testimonianza. Una testimonianza reale e un feedback. Vabbè. Adesso noi vi leggeremo il messaggio che lei ci aveva scritto. Ovviamente noi abbiamo censurato nome e cose del genere anche perché appunto lei ci ha chiesto di non voler apparire, quindi neanche... nel messaggio. Ciao ragazzi, scusate il disturbo, vi seguo su YouTube e premetto che non cerco pubblicità e non voglio apparire in nessun video, ma vi scrivo perché in questi giorni mi sono successi degli strani eventi che mi hanno spaventato. Una sera con un'amica abbiamo provato a fare il rituale di Charlie. Dopo un po' di tempo in cui le matite non si sono mosse, le ante della vetrinetta dietro di noi si sono aperte all'improvviso senza una spiegazione logica. Ci siamo spaventate e abbiamo deciso di andarcene. Sono ritornata di giorno per vedere se fosse...
tutto a posto, ma non riesco a stare dentro quella stanza perché sento un forte senso di oppressione e a stare lì e non capisco a cosa possa essere dovuto. Avrei bisogno del vostro aiuto. Noi poi l'abbiamo ancora sentita, gli abbiamo scritto appunto per capire bene che fosse una cosa seria. Adesso abbiamo concordato quindi di poter fare questa intervista e poi successivamente l'indagine. Però ci sarà una cosa diversa dal solito, perché essendo che lei parla di un rituale all'interno di questo, cioè che gli è successo questa cosa dopo che ha fatto un rituale. Ah sì, il rituale è quello del Charlie Charlie, ma è quel foglio che sì, si consiste, divide in quattro parti dove si mette sì, no, quello e due matite una sopra l'altra e si evoca questo Charlie Charlie, è come fosse una tavola Ouija però un po' alternativa. Ok, noi abbiamo deciso per la prima volta di provare a farlo anche noi. Sì. E vedere se facendolo succede qualcosa. Sì. Ciao Lucia, allora io premetto che questo nome è un nome di fantasia. Lei ci ha scritto perché gli è successo qualcosa di strano e ce lo voleva raccontare, come voi già sapete. Sì. Quindi ciao. Sì, gli ho scritto perché vi volevo raccontare di una cosa che mi è successa qualche giorno fa e che mi ha particolarmente turbata. Allora, per spiegarvi bene, io ho una casa che io e mia famiglia utilizziamo così per fare o le cene, i compleanni di famiglia e anche per ritrovarci con gli amici. Scusa, ti interrompo, ma è una seconda casa quindi? Sì, è una seconda casa fuori città. Cioè non vivete di voi? No. Anzi, è anche una casa particolarmente grande dove ci sono appunto tanti armadi, dove noi magari spieghiamo anche le cose che non ci stanno più a casa, che non usiamo più. E appunto ero con una mia amica qualche giorno fa, abbiamo deciso di sera di fare un rituale, Charlie Charlie. Sì. Quindi ci siamo ritrovate io e lei attorno a un tavolo, era già buio perché era appunto sera, e dopo un po' che abbiamo provato a incominciare a fare questo rituale abbiamo visto che non succedeva nulla. Ma voi l'avete fatto bene, ci avete messo... Sì, olio, le matite, eravamo io e lei attorno a questo tavolo grande. E quindi le matite non si sono mosse? No, le matite non si sono mosse, anzi non è successo nulla, quanto le matite non si sono spostate. E però abbiamo sentito che uno scricchiolio, nel senso che c'era un armadio dietro di me, alle mie spalle, che ha le ante in vetro, e ci siamo accorte che le ante erano aperte, quindi io non so dirti se, anzi sono quasi sicura che le ante non fossero aperte quando abbiamo incominciato il rituale, e quindi questa cosa qua ci ha un po' turbato, anzi siamo andate via abbastanza spaventate. Cioè in pratica, solo per capire meglio, voi eravate lì, avete fatto il rituale del Charlie Charlie, non succede nulla, ad un certo punto a te pare di sembrare, di sentire un rumore alle tue spalle, quando guardi vedi le ante della maglia, cioè ti giri e vedi le ante. Non hai la certezza. No, la certezza non ce l'ho, però anche nei giorni successivi quando sono poi ritornata lì io comunque... Ah, tu sei voluta tornare? Sì, e sono rimasta, diciamo, non ci torno volentieri, nel senso una sensazione di ansia, di preoccupazione. Quindi, cioè, tu non riesci più a stare lì dentro? No, per favore, da sola non ci riesco a stare. Perché ci hai scritto? Sì, io gli ho scritto perché seguo il vostro canale e appunto ho voluto raccontarvi questa storia per vedere se voi, attraverso la vostra indagine, riuscivate a capire qualcosa di più e magari appunto se riuscite a darmi una spiegazione per appunto magari riuscire a tranquillizzarmi. Va bene, grazie. Grazie a voi.